Benvenuti a tutti i nostri amici ascoltatori, questo è Spazio Aperto su Saiuz Web Network con Antonella Intrenò. E Ugo Lombardi. Bene, questa sera abbiamo ospite Salvatore Giordano, che è il responsabile della comunicazione del coordinamento attivisti No Mouse. Benvenuto Salvatore Giordano, buonasera. Benvenuto. Benvenuti a voi. È un Bentrovati. piacere Buonasera. averla qui naturalmente questa sera. Il nostro invito naturalmente nasce dalla notizia della sentenza del TAR ultima scorsa rispetto alla situazione che voi come coordinamento degli attivisti naturalmente seguite in Sicilia rispetto al MOSE. Ecco, ricordiamo che il MOSE è un sistema di telecomunicazioni satellitare della Marina Militare statunitense, composto da 5 satelliti geostazionari e 4 stazioni di terra. Ora, Salvatore, vuole spiegarci quando e perché soprattutto è nato questo coordinamento degli attivisti? Allora, il coordinamento non è degli attivisti, è un coordinamento dei comitati di Nei base. comitati, sì. I comitati sono sorti subito, non appena si è saputo di questa intenzione della Marina degli Stati Uniti di costruire il muro a San Miscemi, quindi fin dal 2008. Poi c'è stato un crescendo, si può dire che non c'è un comune della Sicilia in cui non ci sia un comitato No Muos, e quindi si è avuta anche la necessità, l'esigenza, si è avvertita l'esigenza di costituire un coordinamento tra questi comitati e tutti insieme darsi da fare contro il MUOS. Quindi parliamo del MUOS. Il MUOS è finalmente fermo, in questo momento l'abbiamo fermato. L'esigenza di costituire il coordinamento nasce dal fatto che i comitati lavoravano in ordine sparso e invece c'era bisogno di resistere nel territorio di Niscemi, di resistere e di coordinare le nostre attività. E soprattutto c'era un muro di gomma da penetrare in un qualche modo, perché la stampa in quel periodo non si occupava, anche ora non è che se ne occupi granché, ma allora non se ne occupava per niente. Io ricordo che andavo in giro per Basilio a fare le assemblee con i comitati, con le persone dei vari posti che chiedevano ma che cos'è, come funziona, e noi a dire che cos'era, è un'arma da guerra, serve per fare la guerra, serve per guidare i droni. E spesso capitava che c'erano i corrispondenti locali della stampa, i quali con molto zelo si appuntavano di tutto. E poi mi richiamano qualche giorno dopo per dirmi: ma in redazione mi hanno detto, ma al suo paese c'è il circo, lei chi glielo fa fare di parlare di queste cose? E quindi c'era necessità anche di bucare questo muro di gomma, ed ecco che abbiamo costituito assieme al comitato No Muos e al coordinamento dei comitati anche un gruppo di comunicazione che ha cominciato a creare gli eventi e a cercare di superare questo scoglio della comunicazione. Che cos'è il MUOS? È l'arma perfetta per le guerre di questo millennio, è stato scritto oramai. E di questa cosa nessuno dubita. Che sia un'arma hanno cercato di negarlo per tantissimo tempo. E tutte le autorizzazioni che il MUOS ha richiesto per essere realizzato, perché sono tutte autorizzazioni che vanno veramente ai limiti dell'assurdo, perché si costruisce un impianto di questa portata, di questo genere, così invasivo, così grande, così pericoloso, si costruisce in un'area protetta, in una riserva protetta a livello comunitario, un SIC in gergo, un sito di interesse comunitario. È in una zona densissimamente popolata. Perché lo costruiscono lì? Lo costruiscono lì perché uno studio della Marina statunitense, quindi non uno studio nostro, ma la fonte sono loro, uno studio della Marina statunitense scopre che non si poteva fare a Sigonella. Probabilmente se l'avessero fatto a Sigonella noi non ne avremmo saputo niente. Nel senso, avrebbero mantenuto il riserbo più assoluto, il silenzio più assoluto, non ne avremmo saputo niente.
lo dovevano spostare da Sigonella. Sigonella non si poteva fare, perché no? Perché con la sua attività elettromagnetica il MUOS rischiava di far attivare le testate e quindi anche le armi che ci sono sugli aerei di Sigonella, nonché poteva interferire con la strumentazione di bordo e degli aerei militari di Sigonella e del vicinissimo, sono pochissimi chilometri, linee d'aria, un paio di chilometri, aeroporto civile di Catania. E quindi avevano necessità di spostarlo e lo hanno spostato in un luogo dove pensavano che ci fosse il deserto, una sorta di deserto culturale, di disinteresse alla politica, e che lì potessero fare di tutto. Così non è stato, perché la gente si è organizzata, siamo tutte persone comuni, partecipiamo oramai a talk show, a interviste, però tutti quanti noi non siamo né politici, neanche persone di spettacolo, neanche persone dell'informazione, ci siamo improvvisati di tutto, ci siamo improvvisati reporter, ci siamo improvvisati video reporter, ma perché siamo persone comuni e la nostra forza e anche le nostre ragioni stanno nel fatto che noi siamo appunto persone comuni e che tutte le cose che noi diciamo corrispondono al vero. E finalmente oggi, da pochi giorni, abbiamo avuto anche il conforto di questa sentenza del TAR che ha riconosciuto tutte le nostre ragioni e ha mostrato la pochezza, per non dire, non penso si tratti da benagine, la pochezza dei politici siciliani e nazionali e anche lo spregio che ha espresso il governo degli Stati Uniti e la Marina degli Stati Uniti nei confronti delle istituzioni, delle leggi dello Stato italiano, ma anche e soprattutto dei cittadini siciliani. Dottor Giordano, lei ha posto il punto su un argomento importante, e cioè quello della politica, perché tutti i personaggi politici che hanno accettato questa imposizione del governo americano sono stati tutti i presidenti del Consiglio, di qualsiasi collocazione, sia destra che sinistra. Anche i tecnici. Questo significa che la politica nuoce ai cittadini e che i cittadini devono controllare la politica. Ma questa struttura, perché non dobbiamo volerla? Che cosa accade? Dov'è che fa male? Allora, ci sono tantissime ragioni. Diciamo che il nostro no è, io amo dire che è un tavolo che poggia sulle sue gambe, e le gambe che reggono il tavolo della nostra lotta sono essenzialmente quattro, ne possiamo aggiungere tante altre, ma essenzialmente sono quattro. Uno è a che cosa serve il MUOS? Il MUOS serve per fare la guerra. E la guerra la fa chi? La fa il governo degli Stati Uniti, la Marina degli Stati Uniti, senza alcun controllo, ripeto, senza alcun controllo dello Stato italiano. Paradossalmente, lo Stato italiano può decidere di non intervenire in un evento bellico, ma la guerra si fa ugualmente da Niscemi. Non dico da Sigonella, che è una base NATO, da Niscemi, che invece è a uso esclusivo della Marina degli Stati Uniti. E questa è la prima ragione. Mi sembra che a questa si possa associare l'altra gamba, che è quella della sovranità nazionale. Dov'è la sovranità nazionale se uno Stato non può impedire che si faccia una guerra dal suo territorio? L'altra gamba è quella della salute, e siamo a tre gambe, perché questo impianto nuoce alla salute dei cittadini. Perché nuoce? Intanto perché sorge dove sorge? Sorge in un luogo densamente abitato e in un'area protetta, in un'area protetta a livello comunitario. E sorge in questo luogo in cui sorge il MUOS, ci sono accanto al MUOS altre 46 antenne
sempre a uso esclusivo della Marina degli Stati Uniti, che servono per guidare i droni, che servono per comunicare con i sottomarini, insomma che servono per le operazioni belliche americane, senza il controllo italiano. E quindi questo danno alla salute è dato dall'elettromagnetismo, che adesso è stato certificato anche dal verificatore del TAR, il professor D'Amore, Marcello D'Amore della Sapienza di Roma, ma che prima ancora noi avevamo dimostrato con le relazioni del Politecnico di Torino, in particolare dei professori Coraggio e Zucchetti, Massimo tutte e due, Massimo Coraggio e Massimo Zucchetti. E questa è un'altra ragione, quindi la salute. Un'altra ancora è l'ambiente. E lì abbiamo una sughereta millenaria, protetta a livello comunitario, una delle poche che esistono al mondo, l'unica in Sicilia di quella dimensione e di quella forma, e questa sughereta naturalmente ospita e fauna e flora. Fauna e flora che naturalmente non possono sopportare il peso di questo elettromagnetismo. Spiegandolo in maniera molto semplice, uno dei fisici che doveva rendere alla popolazione con parole povere il contenuto delle loro perizie, ha detto più o meno così: immaginate di vivere dentro un microonde. Perché il microonde riscalda? Perché le particelle dell'acqua entrano in attrito tra loro, e tutti i corpi sono fatti di acqua, quindi non solo il corpo umano, ma anche il corpo degli altri organismi, e questi organismi naturalmente ne risentono. Ora, se uno il dito nel microonde ce lo mette una volta ogni tanto, possibilmente l'organismo ripara il danno, ma se uno vive una vita dentro il microonde è difficile che l'organismo riesca a riparare il danno. E infatti una delle contropartite che ci venivano proposte dal governo è quello di voi vi tenete il MUOS con i rischi che comporta anche per la salute, e noi vi diamo un bel reparto di oncologia dove andarvi a curare. Chiaramente questa logica della compensazione, come la chiamano, è una logica che noi abbiamo rifiutato, ed è una delle ragioni per cui siamo arrivati a questo punto, che dei piccoli Davide stanno sconfiggendo il Golia americano. Ma infatti, oltre a quello di oncologia, dovrebbe essere anche un reparto di oculistica. Credo che molte cataratte sarebbero vicine a questi impianti. Ma quello che fa specie, dottor Giordano, è fare una considerazione, penso che lei possa condividerla. Si è lottato tanto per chiudere un'antenna le cui radiofrequenze erano molto inferiori, parlo di quella della Radio del Vaticano, che avevano frequenze molto molto infinite, molto più piccole rispetto a quelle che invece potrebbero essere emesse dall'impianto di Neuscemi. Ma la popolazione adesso è a conoscenza di questi pericoli e quindi è più coinvolta in questa iniziativa, secondo lei? Allora, la popolazione è sicuramente a conoscenza di tutto, però sia dei pericoli legati alla salute, sia dei pericoli legati al rischio di guerra. E questa è la la cosa che il governo non si aspettava, la cosa che la propaganda bellica non si aspettava, perché tutto si voleva mantenere all'interno dei rischi alla salute. Oggi sappiamo che se un governo decide di fare di quella base un sito di interesse nazionale, e lo ha deciso un governo tecnico, se decide di fare della Sicilia una piattaforma, anche come dicono loro, una porta aerei, c'è stato un ministro della Repubblica che ha detto che la Sicilia deve rassegnarsi al suo ruolo di porta aerei naturale nel Mediterraneo. Bene, se la gente si rende conto di vivere in una porta aerei, gliel'hanno spiegato loro, non è stato neanche necessario che glielo dicessimo noi alle persone. Le persone hanno capito che stavano costruendo una porta aerei nel Mediterraneo, e quindi questa porta aerei prima o poi è colpita.
prima o poi rischia di essere colpita, non dico affondare la Sicilia è una cosa difficile, però colpire la Sicilia diventa un rischio, non diventa un rischio perché esiste il terrorismo, diventa un rischio perché esiste la militarizzazione di questo territorio, perché esistono gli obiettivi bellici nel territorio. E quindi questo è stato il passaggio, diciamo, dalla salute al rischio bellico, che ha coinvolto un po' le popolazioni e anche la mobilitazione popolare. Naturalmente non tutti possono fare lo stesso tipo di mobilitazione, ci sono delle persone che si limitano ad esporre la bandiera No Muros al balcone e non faranno altro, ci sono delle persone che la bandiera No Muros al balcone non la espongono, ma vengono tutte le manifestazioni, e ci sono le persone che invece mettono i corpi durante le azioni di disturbo ai lavori, perché bisogna sapere che i lavori sono proseguiti comunque, sempre, anche nel periodo che c'era la revoca, che c'era il blocco dei lavori, e lì avvenivano anche degli scontri con le forze dell'ordine, che paradossalmente scortavano, chiamiamoli lavoratori, all'interno della base, nel momento che c'erano i lavori bloccati, quindi paradossalmente difendevano un'azione illegale, con l'aggiunta che a condurre i lavori all'interno della base era una ditta di Niscemi, alla quale la prefettura aveva rifiutato il certificato di mafia. Quindi siamo in una situazione di illegalità assoluta. E nonostante questo, naturalmente a pagare le conseguenze sono gli attivisti, perché ogni attivista ha moltissime denunce, chi ne ha 3, chi ne ha 4, chi ne ha 5, con delle provocazioni esplicite. Oggi, noi 2 anni fa le provocazioni le denunciavamo pubblicamente, dicevamo c'è stato il tale che ha fatto la provocazione, sembra un ufficiale. È di questi giorni, anzi è di oggi, una ricostruzione fatta da un giornale online siciliano, si chiama Meridio News, che mostra che in un processo alle mamme No Muros, che sono accusate di resistenza e oltraggio pubblico ufficiale per essersi opposti per aver fatto un blocco stradale, anche poi del blocco stradale, se avete tempo ne parliamo pure, perché il blocco stradale è un concetto un po' da dimostrare per il posto, per aver bloccato insomma i mezzi militari, stanno subendo un processo, e c'è stato in quell'occasione a marzo del 2013 uno scontro con la polizia, e si scopre oggi che c'è un'informativa si scopre oggi perché è pubblicato da questo giornale come atto di quel processo, che c'è un'informativa del commissario di Niscemi che rende in un'informativa riservata ai suoi superiori, racconta di questo alto ufficiale dei Marines, sembra un ammiraglio, questo ammiraglio che provoca gli attivisti, fermandosi senza ragione davanti alle mamme, fermandosi senza ragione davanti agli attivisti, fermandosi senza ragione davanti al presidio del coordinamento No Muros, e quindi praticamente provocando anche la reazione degli attivisti e richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine italiane. E cosa non da poco, perché lì le persone si opponevano? Si opponevano perché dicevano, bene, noi abbiamo un accordo, l'accordo è che non passano operai, consentiamo il passaggio dei mezzi militari e dei militari. Bene, loro sostenevano che non c'erano operai, però c'era la macchina di un operaio niscemese, quindi conosciuta dalle persone di Niscemi, un operaio di Niscemi, però la macchina del niscemese era guidata da un militare americano e l'operaio niscemese era nel pulmino dei militari americani. Naturalmente tutto puoi dire in un paese tranne che quello è un americano, se lo conoscono come un vicino di casa, insomma. E quindi provocare insomma le reazioni degli attivisti per poterli poi denunciare è una cosa veramente subdola. Io per esempio più di una volta ho ricevuto delle pacche dietro la spalla
fatta da agenti provocatori, i quali mi dicevano: lei, parole sui terribili, lei è un cretino. Io mi giro e stringo la mano e dico: bene, che piacere vederla. E ho evitato la denuncia. Altri hanno sferrato un pugno, si sono presi l'oltraggio pubblico ufficiale, perché quell'agente provocatore magari era accompagnato da due o tre telecamere della polizia scientifica e naturalmente poi veniva denunciato per l'oltraggio o per la resistenza, perché un fatto si racconta da dove si inizia a raccontare. Quindi la prova era che quello aveva sferrato il pugno, ma non c'era la prova che era stato provocato, per esempio. E quindi sono tutte queste cose che prima o poi qualcuno racconterà, non soltanto noi, che veramente hanno dell'assurdo. E c'è stata una risposta a un'interrogazione parlamentare del ministro Alfano, che dice che in un anno ha impiegato 7.800 poliziotti contro i Nomuos. 7.800, sono 8.000 poliziotti in Sicilia, tutti annisceni in contrada Ulmo. Quindi 7.800 poliziotti solo lì, oltre a tutto quello che fanno le questure nei territori, perché se uno esce, che ne so, con il volantino della Bibbia a darlo porta a porta, nessuno lo ferma. Se esce un nomuos con un volantino in mano per darlo anche soltanto a un altro nomuos, dice: guarda, ti piace, bene, interviene la forza pubblica: che state facendo? Questa è una manifestazione non autorizzata. Quindi ci sono degli atteggiamenti repressivi decisi dallo Stato italiano, e in particolare, non mi va di dire in particolare da questo, dal governo, però ci sono dei nomi anche di governi tecnici, perché per esempio a far passare la GRU è stata una decisione della ministra Cancellieri, che ha dichiarato il sito di interesse strategico per la difesa nazionale. Una cosa strana. Infatti, proprio questo le volevo chiedere. Lei giustamente sottolineava l'importanza bellica di questa mostruosità, e considerato quello che sta avvenendo nel Mediterraneo, 1 più 1 fa 2, insomma, non è difficile capire perché sia stata scelta quella locazione, perché in questo momento, eccetera, eccetera. Ma come è stato possibile autorizzare la costruzione di questo MUOS, nonostante si trattasse di un sito di interesse naturalistico riconosciuto a livello europeo, densità di popolazione altissima, enorme pericolo per la salute della popolazione, siamo arrivati addirittura al baratto: dateci la vostra vita, noi vi diamo l'oncologico. Cioè, come è stato possibile che tutto questo si realizzasse? Non comprendo come un governo sia regionale che nazionale possa concedere l'autorizzazione allo sterminio di massa, perché sostanzialmente si parla di uno sterminio di massa, perché se il MUOS dovesse entrare in funzione, le ripercussioni sulla salute prima e le ripercussioni a livello bellico dopo sarebbero insostenibili per la popolazione. Qual è stato l'iter che ha consentito la realizzazione del MUOS? Allora, intanto, tanto pressappochismo nelle autorità italiane. Le autorità italiane tutto meritano tranne che l'appellativo di autorità in questa vicenda, perché non si sono comportate da autorità, né in maniera autorevole, né in maniera politicamente corretta, né in maniera eticamente corretta, oltre che amministrativamente corretta, perché questo lo sappiamo già, lo ha deliberato il TAR, che... Tutte le azioni amministrative sono state annullate. Dunque, detto questo, perché, com'è possibile? È possibile intanto questo. Poi c'è un'altra cosa: paradossalmente è la prima volta che gli americani chiedono permesso in Italia. In Italia ci sono decine e decine di siti più o meno noti, molti sono ignoti ai più, ma ci sono all'incirca, diciamo decine, ci sono decine di siti a disposizione non solo della Marina, ma diciamo del Pentagono. Quindi non è la prima volta che gli americani arrivano, però ogni volta che arrivano senza chiedere permesso. Adesso che succede? Succede che chiedono permesso, chiedono un'autorizzazione a impiantare un nuovo impianto all'interno di una
di una stazione radio già esistente, quasi un aggiornamento del software sembra. Poi dicono, dobbiamo sostituire delle antenne, poi queste antenne vanno ad aggiungersi, poi non si tratta di antenne ma si tratta di parabole. E si arriva all'assurdità che ci sono, secondo me non viene capita all'inizio questa cosa, o ci metteranno del tempo per capirla, perché si arriva all'assurdità di concedere l'autorizzazione a realizzare un'antenna alta più di 150 metri a condizione che i colori non interferiscano con lo skyline. È una cosa assurda, è una cosa veramente inconcepibile. E poi si concepisce soltanto, io naturalmente aspetto che a dirmelo siano intanto la storia e poi eventualmente, perché no, anche delle indagini che ci aspettiamo dalla magistratura, che prima o poi dovranno avvenire. Si deve capire per quale ragione diciamo, chiamiamolo l'apparato bellico internazionale non incontra mai ostacoli in Italia, ottiene tutte le porte aperte. E poi commettono anche un errore di valutazione. Perché commettono gli americani questo? Perché in realtà loro, abituati come sono a fare i lavori quando gli pare e come gli pare, iniziano questi lavori senza chiedere autorizzazione. Si rendono conto che stanno facendo una cosa che non va, perché non hanno a che fare soltanto con il governo italiano, ma anche con l'Unione Europea, perché secondo le leggi comunitarie le autorizzazioni quando in presenza di vincoli ambientali devono essere dati dalla regione. Allora richiedono le autorizzazioni alla regione. La regione paradossalmente glielo dà senza riflettere sopra. Senza batterciglio, anzi il presidente di allora della regione ha un assessore all'ambiente che è proprio un aniscemese, e il presidente di allora della regione si reca a Nisceni a raccontare che non c'è nulla di nuovo, che quella è una base che già esiste, che quindi si tratta solo di un aggiornamento, quasi a rassicurare la popolazione che questa cosa andava fatta. Poi l'assemblea regionale successivamente ha anche superato questo fatto, perché all'unanimità anche il partito del ministro della difesa ha votato a favore, quindi no, non a favore del MUOS, a favore della mozione contro il MUOS. All'unanimità l'ARS è l'Assemblea regionale siciliana, perché in Sicilia non abbiamo un consiglio regionale, abbiamo un Parlamento che viene chiamato Assemblea regionale siciliana, i nostri sono deputati e non consiglieri regionali in virtù dell'autonomia. Bene, abbiamo un ARS che è all'unanimità, anche il figlio lombardo, perché in Sicilia si usa che uno che è stato presidente della regione poi magari candida il figlio, non è la anche prima in volta. Puglia, guardi, è abitudine diffusa sul territorio nazionale. Anche in Puglia si usa, diciamo, tra i nostri politici si usa che, io non vorrei essere blasfemo, neanche mancare di rispetto neanche al Presidente della Repubblica, però anche il Presidente della Repubblica ha avuto un padre politico, per dire, è un costume di cui assolutamente non voglio dire che sia necessariamente un male, perché probabilmente ci sono anche dei vantaggi in questo, si apprende fin da piccoli questa arte della politica. Anche il figlio di Lombardo comunque ha votato all'unanimità, assieme a tutto il resto dell'Assemblea, ha votato contro il MUOS. E quindi in un primo momento c'è stato questo, però c'è stato anche una parte di Stato, una parte di amministrazione pubblica, consigli comunali, molti consigli comunali, credo quasi tutti, se non tutti i consigli provinciali, l'Assemblea regionale, che hanno chiesto al Presidente della Regione di revocare, di annullare l'autorizzazione al MUOS. Quindi ci sono pronto?
libere. Ci ecco, sono anche... dottor Giordano, mi perdoni se la interrompo. Siamo riusciti a contattare l'avvocato Papandrea, Nello Papandrea. Sì. Benvenuto, avvocato, buonasera. Buonasera, avvocato. Ah, buonasera. È in collegamento in diretta con Saius Web Network, Spazio Aperto è la trasmissione che la ospita naturalmente, siamo in linea anche con Salvatore Giordano. Sì, grazie, buonasera. Buonasera, chiedo scusa al dottor Giordano se l'ho interrotto, vuole magari concludere così, entriamo nel merito della sentenza TAR con la penale. Come diceva dottor Giordano? Un caro saluto a Nello Papandrea. Grazie, dottor. Quindi, per concludere, dottor Giordano, stavo appunto dicendo... Stavo dicendo cosa? Stavamo dicendo del perché sì. Sono questi, però stavo dicendo appunto questo, che comunque c'è stata una parte di amministrazioni pubbliche, che sono quasi tutte le amministrazioni pubbliche della Sicilia, che si sono opposte al MUOS, perché questo è stato un movimento, sì, un movimento di popolo portato avanti dagli attivisti, in cui c'è, chiamiamola una sorta di elite di attivisti che comunque si impegnano quotidianamente, eccetera, eccetera. Ma c'è stato anche il conforto di queste delibere, dicevo, delle amministrazioni pubbliche, di moltissimi comuni e, se non sbaglio, non vorrei sbagliare, non vorrei dire tutte le province, di quasi tutte le province dell'isola, oltre che dell'Assemblea regionale siciliana. Benissimo, allora abbiamo introdotto appunto l'avvocato Papandrea che ha seguito ovviamente le vicende giudiziarie relative alla protesta non MUOS che è nata appunto in Sicilia. Ora, avvocato, la sentenza del TAR non ha totalmente annullato non ha totalmente annullato il pericolo e l'iter burocratico che ha permesso la realizzazione del MUOS si possa ripresentare. Vuole spiegarci per favore qual è il valore, l'importanza di questa sentenza? Avvocato? È caduta la linea, accidenti, va bene. Allora, adesso naturalmente richiamiamo subito l'avvocato Papandrea. Questa è stata senz'altro una sentenza che ha dato grande motivazione, credo, dottor Giordano, a tutti gli attivisti del No MUOS, perché comunque, seppur piccolo, ma è un passo. Purtroppo le sentenze TAR non possono annullare le volontà politiche, che sono state rilevantissime in questo caso, mi pare di capire, ma ha dato sicuramente molta energia, forza nuova al vostro movimento. Beh, non è che ci sono tante illusioni, nel senso che adesso la sentenza dovrebbe essere eseguita e vogliamo vedere qual è l'autorità italiana pronta a sfidare, come abbiamo fatto noi, piccoli Davide, pronta a sfidare questo Golia e andare lì e dire adesso chiamiamo le ruspe e demoliamo. Quindi adesso per noi comincia la mobilitazione, dico comincia, ma almeno ricomincia una mobilitazione di stampo differente, una mobilitazione in cui dobbiamo difenderci, che ci descrivono come tutti sporchi, brutti, cattivi, eccetera, eccetera, illegali e via di seguito. In realtà illegale, abusivo era il MUOS e questo adesso viene certificato anche da un tribunale. E poi c'è un'altra cosa che sta succedendo, una propaganda bellica alla quale dobbiamo opporci, che dobbiamo in qualche modo fronteggiare, perché loro verranno a dirci adesso che c'è un pericolo imminente nel Mediterraneo, che ci sono i tagliagole alle porte, a sud di Roma, direi quasi a Frosinone, a sud di Roma ci sono i tagliagole e che quindi noi… Che mai è necessario, insomma? Io chiedo, ma siamo proprio sicuri che questo apparato bellico serva contro l'ISIS?
in realtà serve molto più contro i cittadini, per prima cosa, e poi secondariamente, proprio perché c'è il MUOS, proprio perché ci sono le basi militari in Sicilia, in Sardegna, in altre parti d'Italia, proprio perché ci sono 200 basi degli americani e della NATO in Italia, che noi siamo un obiettivo. Quindi adesso proprio bisogna vedere l'altro rovescio della medaglia, che è la smilitarizzazione. Noi comunque siamo certi che non smontiamo le tende, anzi, noi siamo attivi come prima, più di prima, e nello stesso tempo stiamo rilanciando un periodo di mobilitazione. Posso anticipare sin da ora che il 4 di aprile, un sabato, il sabato prima di Pasqua, ci sarà la manifestazione nazionale. Forse mi sto sbilanciando troppo, perché la DAR è ancora in discussione, ci sono da vedere alcune cose che si riesce a fare per quel giorno, però il giorno di massima è indicato nel 4 di aprile, che dovrebbe essere la manifestazione nazionale. Da qui al 4 di aprile noi lanciamo tutta una serie di iniziative. La prima inizia, veramente non smettono mai le iniziative, però cerchiamo di concentrarne alcune in determinati periodi. Per esempio il 27, dal 27 all'8 marzo, il 27, che è venerdì, facciamo a Niscemi un incontro di tutte le religioni che ci sono in Sicilia. Quindi ci sarà il vescovo della diocesi, ci sarà l'archimandrita della Chiesa ortodossa, ci saranno i valdesi, ci saranno gli islamici, importante, ci saranno le altre confessioni riformate, tra cui gli avventisti del settimo giorno, insomma tutte le chiese presenti in Sicilia. Noi invitiamo degli esponenti religiosi di queste confessioni e li facciamo confrontare su un tema che abbiamo chiamato Non in mio nome, cioè non in nome di Dio, non in mio nome, e appunto per mostrare come ci sia anche nelle religioni, che senz'altro ancora oggi noi sappiamo che influiscono sulla scena pubblica, sulla vita pubblica, nonostante la secolarizzazione, influiscono, se non direttamente in politica, almeno con la loro autorità morale. Bene, questi religiosi si confronteranno sul tema della pace, di costruire un sentiero di pace, e su come non abbiano nulla contrario l'uno con l'altro, su come per esempio l'imam, non dico va a braccetto, ma si abbraccia con le altre confessioni, si abbraccia con come faccia per esempio delle attività in comune con Pax Christi, per dire, e quindi come questo pericolo della guerra di religione sia appunto frutto di una propaganda bellica e frutto di un apparato politico-militare internazionale, di cui naturalmente l'Italia è un tassello importante, che invece mira a fare affari, insomma la guerra si fa perché è un grosso affare. Certo. Abbiamo di nuovo in linea, per fortuna, l'avvocato Papandrea, siamo riusciti a recuperarlo. Avvocato, ci sente? Avvocato? Non riusciamo ad avere il collegamento audio. Chiedo un attimo alla regia centrale se c'è un qualche problema. Rosario? Vogliamo magari provare a richiamarlo? Ecco, magari c'è qualche problema sulla linea. Va bene. Quindi di queste manifestazioni di cui lei parlava, che riteniamo siano importanti, perché poi alla fine, come sempre, la propaganda attecchisce laddove non c'è conoscenza. Pronto? Quindi, ecco, mi sentite ora? Perché poco fa io vi sentivo. Adesso la sentiamo, buonasera. Allora, buonasera, grazie. Ecco, grazie a lei naturalmente per aver accettato il nostro invito. Le chiedevamo poc'anzi, vuole spiegarci qual è l'importanza e il fulcro, il centro della sentenza del TAR rispetto al MUOS?
Diciamo la sentenza, la sua importanza è quella che sostanzialmente ci viene a dire che tutti i lavori che hanno riguardato il MOS sono stati dei lavori di fatto portati avanti abusivamente. Portati avanti abusivamente perché? Perché in realtà quando la Regione il 29 marzo del 2013 fece la cosiddetta revoca delle autorizzazioni, riconobbe che nell'iter delle autorizzazioni iniziali, quindi durante la loro creazione, c'erano stati dei vizi di legittimità, in particolare rappresentati dal fatto che non erano stati adottati degli studi scientificamente validi riguardo all'impatto che questo aveva sulla salute della popolazione e anche sull'ambiente. Dall'altro lato, che non si era neanche posto il problema dell'interferenza che avrebbe avuto con i voli del vicino aeroporto di Comiso, insomma anche rispetto a quelli di Sigonella e di Carania. Quindi evidentemente nel riconoscere questo la Regione aveva di fatto non revocato, perché la revoca è qualcosa che si basa su una nuova valutazione di opportunità, ma in realtà ha annullato le autorizzazioni iniziali. L'annullamento però è qualcosa che opera, diciamo, giuristi ex tunc, quindi dall'inizio, ed è quindi come se le autorizzazioni non siano mai venute in essere. D'altra parte lo stesso TAR ha riconosciuto che ad esempio l'autorizzazione paesaggistica era scaduta già in corso dei lavori e occorreva rinnovarla perché non è ultrattiva fino al termine dei lavori. E quindi sostanzialmente i lavori che si svolgevano, lo ricordiamo, all'interno comunque di un'area protetta, di per sé erano privi sin dall'inizio di valide autorizzazioni. In realtà questo dovrebbe oggi portare, se la sentenza diviene definitiva e venisse correttamente applicata, dovrebbe portare in questo momento alla demolizione dell'impianto. Vabbè, ma avvocato, buonasera. Buonasera. Sì, sono Lombardi. Ma il TAR credo che abbia poi bisogno di, cioè ci saranno dei ricorsi, credo che ci saranno delle successive tappe giudiziarie che potrebbero poi… Sì, ovviamente la tappa successiva potrebbe essere l'eventuale appello. È possibile fare appello davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, dico che ovviamente pensiamo che a breve sarà fatto. L'altra possibilità è anche quella da parte del Ministero della Difesa oppure della Difesa americana di iniziare un nuovo iter per ottenere le autorizzazioni, perché evidentemente anche questo è possibile, ma è reso molto più difficile dal fatto che nel frattempo sono mutate alcune condizioni, ad esempio la zona dove si trova il MUOS ora è all'interno della zona A della riserva, mentre nel 2008, quando venne iniziato il progetto, in realtà si trovava in zona B, quindi rientra in una zona di massima protezione. L'appello eventualmente fosse proposto, sarebbe poi deciso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa. Però devo chi dire da questo farlo, punto di vista che chi dovrebbe farlo l'appello? Sarebbe carino sapere chi dovrebbe farlo l'appello a questa sentenza. Ma guardi, qui sorgerebbe un problema. Sicuramente il Ministero della Difesa sarebbe soggetto legittimato a fare l'appello. Va detto che una delle parti ipotetiche del giudizio anche davanti al TAR sarebbe stato il Ministero della Giustizia americano, perché chiaramente si tratta di una
base, penso che questo sia stato detto, di un'installazione che è ad uso esclusivo delle forze armate americane, non rientra fra le opere, come dire, le quali c'è una condivisione con la NATO o una condivisione con noi, si tratta di installazione di uso esclusivo. E quindi il governo americano era comunque stato chiamato in causa, ma non si è mai costituito. Al posto del governo americano, per difenderne la ragione, invece si è costituito il Ministero della Difesa, che tra l'altro quando c'è stata la revoca, che poi oggi sappiamo essere un annullamento da parte della Regione, lo aveva a sua volta impugnato con due ricorsi, anche chiedendo il risarcimento del danno, ricorsi che però sono stati questi rigettati dal TAR. Quindi sicuramente uno dei soggetti che può impugnare è il Ministero della Difesa. L'altro potrebbe essere l'assessorato al territorio e ambiente, che era pure parte convenuta nel giudizio, però lì va tenuto conto che c'è stato un comportamento, come dire, un po' contraddittorio da parte della Regione siciliana. Perché va ricordato che nel primo ricorso, quello proposto dal Comune di Niscemi contro le autorizzazioni originarie nel 2011, c'era una situazione un po' paradossale, per la quale l'assessore era costituito in giudizio come parte convenuta per difendere la validità delle autorizzazioni. Mentre a un certo punto si è costituita in giudizio la presidenza della regione per sostenere le ragioni alla parte ricorrente, quindi sostanzialmente per sostenere che l'atto fosse sostanzialmente annullabile. Questa posizione un po' strana, ad esempio, è stata colta dallo stesso TAR, il quale ha detto che quando la Regione il 29 marzo ha fatto questi annullamenti, di fatto li ha motivati sulle stesse considerazioni che la Presidenza della Regione aveva portato per sostenere che c'erano vizi di legittimità nelle autorizzazioni stesse. Quindi, diciamo, la Regione probabilmente si trova in una posizione di un po' di conflitto di interessi con se stessa. Benissimo. Avvocato, secondo lei c'è la possibilità che il sistema giudiziario possa ribaltare la decisione politica in questa vicenda? Ma, guardi, questo diciamo è sempre possibile. Negli ultimi anni si è spesso assistito a delle situazioni nelle quali l'autorità giudiziaria in realtà si è dovuta in qualche modo sostituire alla politica in decisioni che non erano state prese. Io personalmente ho seguito, anche andando due volte in Corte Costituzionale, la questione della procreazione assistita, che dico, era una questione nella quale sostanzialmente, di fronte all'immobilismo da parte della politica, a un certo punto la risposta è venuta dall'autorità giudiziaria. Questa del MUOS è una situazione sicuramente anche questa particolare. Non dimentichiamo che qui c'è, a mio avviso, un vizio di fondo che poi raramente è stato messo in evidenza e trattato, cioè dire, questa base particolare, questa del MUOS, ha una sua peculiarità, per la quale, trattandosi di un sistema di comunicazione globale ad uso esclusivo del governo americano, ha questa capacità di farci partecipare in modo automatico e senza nessuna possibilità poi decidere successivamente tutte le attività belliche che comunque gli Stati Uniti faranno e condurranno avanti anche attraverso questi
sistemi di difesa, quindi sostanzialmente ci consente di entrare in stati di belligeranza senza che ciò sia deliberato secondo le procedure che sono previste dalla nostra Costituzione, e questa sicuramente è una forte anomalia. Un'altra anomalia che noi abbiamo sempre riscontrato è che i trattati che hanno consentito la realizzazione di queste installazioni, di queste basi, sono dei trattati firmati dal governo, in altri casi firmati dai generali, e mai passati attraverso il Parlamento, così come prevede l'articolo 80 della Costituzione. Quindi ci troviamo di fronte a un sistema nel quale c'è una forte, a mio avviso, illegittimità di base, e della quale tutto sommato la magistratura dovrebbe pure accorgersi. Volendo, sì. Bene, dovrebbe farlo. Noi ce lo auguriamo. Noi ci auguriamo che questo venga senz'altro, ma rimaniamo d'intesa sia con lei, avvocato Papandrea, che con il dottor Giordano, che ci aggiorneremo quanto prima su quanto sta accadendo. Non ne abbiamo parlato questa sera soltanto perché sull'onda emotiva, ecco, di una sentenza che dà una certa validità all'azione degli attivisti. Lo facciamo perché la troviamo una situazione davvero grave, inspiegabile e decisamente scoordinata, non ha né capo né piedi, è stato fatto tutto in modo arbitrario, mi sembra quasi che Niscemi, la Sicilia, sia diventata una colonia degli Stati Uniti a questo punto, mi pare che non sia più come dire, aderente allo Stato italiano. Sì, beh, sostanzialmente quello che è avvenuto è che si sono di fatto calpestati dei principi costituzionali. Intanto sicuramente c'è un principio di sovranità popolare che avrebbe dovuto sovrintendere alla decisione di avere impianti di questo tipo, quindi la decisione parlamentare che intanto non si è avuta. Si è calpestato un altro principio costituzionale che sicuramente è quello dell'articolo 11 della Costituzione, non solo nel punto in cui l'articolo 11 prevede che l'Italia ripudia la guerra come sistema di risoluzione dei conflitti, ma anche nella parte in cui dice che eventuali cessioni di responsabilità e di sovranità nei confronti di organismi che assicurano la pace e la sicurezza fra i popoli saranno adottate secondo delle condizioni di reciprocità. In realtà qui la reciprocità di fatto non esiste, cioè ci stiamo accollando di avere un impianto di guerra sul quale non abbiamo nessun tipo di controllo, e tra l'altro non è previsto né un termine di scadenza né un termine di revisione di questi accordi, per cui praticamente ci stiamo spingendo in una come dire, un rapporto di collaborazione bellica con gli Stati Uniti che però è semplicemente a senso unico, perché loro decideranno come utilizzeranno questo impianto, loro decideranno per quanto tempo lo utilizzeranno e per quali azioni. Qualche tempo fa, ad esempio, al Tribunale di Catania su questo argomento avevamo fatto un convegno nel quale si affrontavano sia gli aspetti di diritto costituzionale ma anche quelli di diritto internazionale, e fra le tante cose si ricordava come quando ci fu la crisi del Kosovo l'Italia venne chiamata a rispondere del fatto che fu bombardata la sede della televisione in quanto paese dal quale era partita l'azione. Perché il paese che ospita o comunque dal quale partono i mezzi per una determinata azione bellica ne è comunque responsabile, anche se poi sostanzialmente partono sotto il proprio comando. Quindi è chiaro che l'esistenza di un sistema di comunicazione bellico così importante e così potente abbia una sua funzione e soprattutto come dire, ci immette
mette all'interno di un sistema di belligeranze, di nemicizie, eccetera, che è assolutamente estraneo ai nostri principi costituzionali. È esattamente così, avvocato. Bene, noi la ringraziamo. Ringraziamo anche il dottor Giordano e rimaniamo d'intesa che naturalmente ogni aggiornamento, anche rispetto alle manifestazioni di cui ci parlava dottor Giordano, naturalmente desideriamo continuare a seguire questa situazione, per cui per qualsiasi cosa ci teniamo in contatto. Ricordiamo la data, il 4 aprile. Perfetto. Allora, speriamo di sentirci prima, naturalmente, con delle notizie positive rispetto alle ruspe che stanno demolendo quanto devono. E vi ringraziamo naturalmente per la vostra partecipazione e ci aggiorniamo presto, insomma. Buon grazie. Lavoro. Grazie a voi. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Allora, Rosario? Rosario, tu ci sei? Ecco, noi già siamo deficitari del Bonella stasera. Sì, abbiamo no, non siete deficitari di me questa sera, non vi preoccupate. Allora, in attesa che tu ci metta in contatto con Giorgio Bongiovanni, il direttore di Antimafia 2000. Certo, adesso chiamiamo subito Giorgio Bongiovanni. Ecco. Volevo dire che questo del coordinamento degli attivisti No Mous è un chiaro esempio di come quando la gente diventa consapevole e comprende l'importanza di quello che sta accadendo sul suo territorio, della gravità, la coalizione naturalmente porta a dei risultati di consapevolezza, ma anche di risultati concreti, perché la sentenza del TAR, ripeto, non può annullare una decisione politica, ma sicuramente può influenzare. Giorgio? Buonasera, Giorgio. Ciao, buonasera. Giorgio. Buonasera. Ciao. Come stai? Buonasera al dottore e a Antonella e a tutti. Ciao, Giorgio. Stai bene? Sì, sono qui nella trincea di Palermo. Ecco. Abbiamo appena salutato altri militanti, anche loro in trincea. Abbiamo salutato gli aderenti al coordinamento degli attivisti No Mous, coordinamento degli attivisti in Sicilia naturalmente. Tu Giorgio hai seguito le questioni, hai avuto modo di leggere quella che è stata la sentenza, cosa ne pensi? Sul Mous? Sì, sul Mous e sulla sentenza anche ultima del TAR. Sì. Certo, io finalmente una sentenza giusta rispetto alle sentenze, ma a volte le sentenze non sono sempre giuste. E spero che gli americani prendano atto, perché l'altra volta quando c'è stato il fermo, credo temporaneo, per ordine del Presidente della Regione, l'America, l'ambasciatore è andato dal nostro ambasciatore e ha detto buonasera, c'è una ordinanza della vostra autorità, ma noi lo facciamo lo stesso, ce ne freghiamo e andiamo avanti. Spero che non facciano di nuovo così i signori americani, perché loro, essendo il nostro paese a mio giudizio occupato dagli Stati Uniti d'America, con una finta democrazia, possono assolutamente evadere questa ordinanza del TAR e continuare avanti con la costruzione di queste spaventose e mostruose antenne, perché di fatto loro controlleranno tutto il Mediterraneo fino al Medio Oriente e dall'altra parte fino a mezza Europa, quindi non capisco perché il nostro governo italiano gli dia questa possibilità. Mi sono d'accordo con tutte le manifestazioni contro questa ulteriore mostruosità che colpisce la nostra Sicilia e quindi l'Italia, e mi dispiace, non so, spero che venga rispettata la sentenza, almeno fino a che non ci sia ulteriori appelli, eccetera.
Infatti il problema è proprio lì, Giorgio, ma io credo che questi signori abbiano rubato un po' di studi fatti da Tesla. Lui già da molto tempo aveva studiato i campi elettromagnetici e già da tempo aveva, tu lo sai molto bene, perché aveva imparato a controllare le energie del cielo e quindi poi anche quelle della terra. Questo sistema, leggevo, sarebbe in grado anche di creare terremoti, diciamo, no, questo non catastrofe. Ci credo. Questo non ci credo, perché non credo che ancora le superpotenze della Terra abbiano la possibilità di controllare le forze della natura. È vero che ci sono degli studi di scienziati al soldo dell'America e della Russia, ma soprattutto dell'America, e credo anche della Cina, che vogliono controllare le forze della natura. Non sono in grado, dalle esperienze che io ho, di ancora manipolare le forze della natura. Ci stanno provando. Invece queste antenne hanno un altro significato, più che controllare la natura. Hanno la possibilità di monitorare tutto un mezzo continente africano, fino a tutti i paesi del Mediterraneo, al completo, tutti i paesi del Mediterraneo, le nazioni, monitorare secondo me tutti i mezzi di comunicazione, anche personali nostri, quindi entrare in tutti i cellulari, in tutti i computer, in tutte, una specie di NSA, National Security Agency americana, che negli Stati Uniti controlla attraverso il NORAD, il sistema di difesa strategica americano, controlla, diciamo, tutti gli Stati Uniti d'America e al tempo della guerra fredda la parte dell'Oceano Pacifico fino alla Russia. Ora hanno messo queste antenne, una specie di piccolo NORAD italiano, per controllare anche uno spillo dallo spazio. Sono capaci di vedere e ascoltare i movimenti di un gatto sulla Terra e il rumore di uno spillo. Questo è intanto viola la nostra libertà, siamo delle marionette nelle mani di questi militari americani in questo caso, ma poi c'è un altro problema gravissimo, quello dell'inquinamento magnetico, che provoca gravissime conseguenze nella salute e nella natura della Terra e nella salute umana. Ma tutto questo, Giorgio, tutto questo potrebbe essere accettato, come dicevamo prima, tenendo conto che c'è un fermento di fronte al nostro paese, quindi un fermento dell'ISIS o IS, come vogliamo dire, che potrebbe magari spingere i militari, e non solo loro, a potenziare le cosiddette armi di difesa? Sì, c'è una corsa agli armamenti strategica più violenta della guerra fredda. Adesso il mercato più grosso, più potente che c'è in questo momento è quello della droga e delle armi. Tutta l'economia è in crisi, le produzioni sono limitate o comunque fatiscenti, o comunque solo poche aziende nel mondo hanno un dividendi positivo, un bilancio positivo annuale. Il 90% delle aziende a livello mondiale è in crisi, quindi solo le grandi aziende che producono armi, non solo armi leggere, il nostro paese è il terzo produttore al mondo di armi leggere, ma mi riferisco alle armi super pesanti, persino nucleari. C'è una nuova corsa agli armamenti, questo perché dei pazzi fuori di testa vogliono assolutamente la terza guerra mondiale. La vogliono perché la vogliono e la otterranno, perché io penso che noi non potremo evitarla, è questione di settimane, forse di giorni, che scoppia la terza guerra mondiale. A giudicare da quanto siamo circondati, non è difficile rendersi conto che è così,
Ma tu, Giorgio, credi che la realizzazione del MUOS, che è decisamente antecedente a quello che sta accadendo negli ultimi giorni, sia stato poco casuale? Intendo dire, sembra quasi che ci sia stata una pianificazione a tavolino. Questo non lo so, però sono sicuro che il MUOS è un sistema di controllo strategico per quello che sarà la guerra prossima. Noi dobbiamo evitarlo e dobbiamo lottare con tutto noi stessi per farlo. In realtà, Giorgio, questa guerra che aspetta di scandire il momento dell'inizio, credo che si possa dire è già iniziata da tempo. Più focolai bellici possono anche essere sinonimo di una guerra già iniziata, ma non solo focolai bellici. Questi sistemi di inquinamento elettromagnetico hanno distrutto gran parte della nostra natura. Abbiamo avuto poco tempo, ma non abbiamo parlato soprattutto di quello che può provocare un inquinamento ambientale con questa installazione di queste onde. Sono sparite le api, sono spariti i volatili, sono spariti gli animali, abbiamo un inquinamento del cibo, del terreno. È più guerra e più terza guerra di così? Che ne pensi? Sì, sono d'accordo, assolutamente. Siamo veramente all'inizio della terza guerra mondiale, ci sono tutti i presupposti. Ma forse anche il modo di fare la guerra è diverso, per questo sembra quasi che la gente ancora non ne abbia percezione. Pensi che ci sia un modo per sensibilizzare le coscienze di tutti quanti? Perché quando si pensa alla guerra si pensa alle armi, ai bombardamenti, ad azioni eclatanti. Qui invece assistiamo a tutta una serie di azioni subdole che quotidianamente minano la nostra tranquillità e il vivere civile, insomma. Cosa si deve fare perché la gente comprenda? Perché sembra che ancora sia lontana da questa idea. Dobbiamo lottare, e poi per chi ha fede sperare in un intervento del cielo. Noi dobbiamo andare avanti ovviamente con l'attività e con l'azione, come sempre io ho detto di fare l'azione. Anche se purtroppo chi agisce tante volte risulta essere bersaglio, come è accaduto a te negli ultimi giorni. Un brevissimo accenno a quella che è stata la polemica che ti ha visto protagonista, te e tutta la redazione di Antimafia 2000 con l'ex capitano Ultimo. Vuoi dirci rapidamente, brevemente, insomma, quello che è accaduto? È accaduto che il capitano Ultimo è stato intervistato da un sito mezzo sconosciuto, è stato ripreso da altri blog, Facebook, e in questa intervista attacca la mia persona e Antimafia 2000 perché a suo giudizio siamo giornalisti di potere finanziati da occultamente e che diciamo falsità. In sintesi questo, mi attacca sul piano personale, non scende nel merito dei processi che noi seguiamo, delle indagini che noi seguiamo, delle notizie di cronaca giudiziaria che noi seguiamo, che hanno coinvolto in forma molto grave il suo comandante, il generale Mori, e in parte nel passato se stesso, sebbene lui è stato assolto, ma non con formula piena, è stato assolto per insufficienza di prova, e nella motivazione della sentenza il giudice che lo assolve ammonisce gravemente Ultimo per aver fatto un errore clamoroso, quello di non aver perquisito il covo di Rina, e come minimo, dice il giudice, doveva essere ammonito lui e il suo comandante severamente dall'arma. Invece è stato premiato. Quindi se uno viene premiato premiato è diventato colonnello adesso, ha fatto carriera, se uno viene premiato con aumento di stipendio e con gradi
di alto ufficiale, in questo caso dei carabinieri, per aver fatto degli errori, si vede che non era un errore quello che ha fatto a giudizio dell'arma. Ha fatto una cosa giusta, ma di fronte alla verità era una cosa sbagliata. Quindi su queste cose, su questi dubbi e su tante altre cose, noi abbiamo sempre fatto domande, io personalmente, criticando il capitano ultimo, il generale Mori, e la risposta è stata un insulto alla mia persona. Risponda nel merito invece di insultare. Dica perché non ha perquisito il covo di Riina, dica perché a Messina si è sbagliato nel catturare un latitante mentre Nitto Santa Paola era a 30 metri e non l'hanno voluto prendere, dica perché il suo comandante non ha voluto catturare Provenzano, che ci sono le fotografie che il colonnello Riccio sta per entrare, irrompere, e viene dato l'ordine da Mori di non entrare. Queste domande Ultimo non risponde perché non lo sa o non lo vuole sapere, e invece insulta la nostra redazione. Tutto qua. Ecco Giorgio, tu sei un attento, oltre che essere il direttore di Antimafia 2000, sei anche un attento osservatore, conoscitore di quella che è la politica estera. Cosa ci puoi dire di quello che sta avvenendo in Libia negli ultimi giorni, dal tuo punto di vista? Beh, sta avvenendo una cosa grave perché, come abbiamo detto altre volte, è scritto sulle rubriche del sito Antimafia 2000 di politica internazionale, c'è Terzo Millennio, c'è Pandora TV. Noi scriviamo e divulghiamo che il concetto di terrorismo islamico, ISIS, Boko Haram, Jihad Islamica, Al-Qaeda, sono organizzazioni criminali terroristiche che esistono realmente, ma sono dei mercenari, e nessuno ci dice, né il nostro governo, né l'Europa, né gli Stati Uniti d'America ci dicono, ci raccontano quante teste tagliano, chi viene rapito, e quante armi hanno, quanti sono, quanti migliaia sono, dove si addestrano, come sono vestiti, ma nessuno di questi governi ci dice chi finanzia l'ISIS. Sono 50.000 uomini e ribelli terroristi con 50.000 fucili mitragliatori, con carri armati, con equipaggiamenti super moderni, tute, non sono straccioni. E siccome per finanziare un movimento, parlando solo dell'ISIS, ma poi dobbiamo parlare di Al-Qaeda e della Jihad Islamica e dell'organizzazione quella africana di Boko Haram, che sono tutti califfati, quindi queste persone tra ISIS e quant'altro, quindi solo l'ISIS sono 50.000 persone, e mettiamo che arriviamo a 70-80.000 terroristi. Io vorrei sapere chi gli dà le armi, chi dà finanzia la loro sopravvivenza. Facendo un calcolo molto approssimativo per difetto che noi abbiamo fatto intervistando esperti in economia militare, ci hanno detto per organizzare a livello di mediocrità, nemmeno un equipaggiamento all'americana che costa l'ira di Dio, un equipaggiamento vicino alla sufficienza, quindi diciamo un equipaggiamento professionale, il minimo della professionalità, ci vogliono almeno 200 milioni di euro al mese. Ora io vorrei sapere, 200 milioni di euro al mese chi glieli dà a questi terroristi? Le uniche nazioni al mondo che possono finanziare 200 milioni di euro al mese sono i paesi che all'interno della classifica della produzione del prodotto interno lordo devono essere nei primi 10 posti della classifica mondiale del PIL. Ecco, guarda caso, se tu poi vai a vedere i primi 10 paesi produttori al mondo di economia, sono l'Europa, gli Stati Uniti d'America e la Cina.
quindi alcuni di questi paesi dell'Europa, degli Stati Uniti d'America o della Cina sono i finanziatori di questi terroristi. Ora, siccome questi 10 paesi che sono i maggiori produttori dell'economia mondiale sono quelli, è veramente paradossale e ridicolo, che ci stanno chiedendo di fare la guerra all'ISIS, che cosa dobbiamo pensare? È molto semplice, senza fare dietrologia, è logico, anche un bambino di 6 anni alla prima elementare capisce che questo è un gioco. Cioè, i paesi più potenti al mondo, Stati Uniti in primis, vogliono portarci in guerra contro la Russia e la Cina, quindi hanno inventato o comunque agevolato, se non inventato, agevolato, sono quelli che isticano questi fanatici e gente senza cuore che viene da quei paesi, li finanziano per trascinare noi, l'Europa e il mondo in una guerra contro la Russia e la Cina, che sono i veri nemici. Non credete che gli Stati Uniti pensino che i nostri nemici sono i terroristi islamici. I nemici dell'America, di Israele e dell'Europa sono la Russia e la Cina, che sono gli unici due paesi al mondo che possono fermare la ricchezza occidentale. La Russia con le armi nucleari e la Cina con l'economia, che in questo momento è il primo produttore mondiale di economia, è la Cina. Quindi questo è il quadro della situazione. Ovviamente questa verità che io vi sto dicendo non viene scritta in nessun giornale nazionale italiano, a parte qualche scheggia impazzita come può essere Il Fatto Quotidiano e qualche pazzo giornalista come Giulietto Chiesa o qualche altro nostro collega. Non c'è nessun intellettuale, governo, movimento politico, associazione, televisione, giornale che dice queste cose, ma è questa la verità. E purtroppo temo che sia proprio così. È possibile che scoppierà la guerra, e quando scoppierà la guerra vedrete che ci diranno di sterminare quelli che noi abbiamo finanziato, perché abbiamo giocato, prima gli abbiamo venduto le armi, adesso gli facciamo la guerra, ma in realtà è per accerchiare la Russia e la Cina. Fra 2-3 anni voi mi riintervisterete e mi direte: siamo in guerra con la Russia e la Cina, ma avevi ragione allora. Purtroppo sì. Purtroppo è così. Giorgio, noi ti ringraziamo come sempre per la tua disponibilità. Di nulla, grazie a voi. Non ci dici mai di no, e questo ci conforta molto. Naturalmente esprimiamo a te e a tutta la redazione composta da volontari tutta la nostra solidarietà, il nostro sostegno naturalmente, e a risentirci presto. È un buon lavoro. Grazie, un abbraccio Antonella, a Ugo e a tutti gli altri. Grazie Giorgio, a presto. A presto. Ciao Giorgio. Ciao. Bene Fabio, quanto ci bacchetti stasera? Abbiamo fatto un po' tardi? Un po' tardino questa sera, Tardino. Oppure non c'è mai. Guarda, abbiamo recuperato la puntata saltata, dai. Anche se non c'è Massimo. Anzi, vi facciamo gli auguri di pronta guarigione. Ecco, riprenditi dall'influenza, Bonella. Allora, Rosario, noi diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a mercoledì prossimo? Certamente. Ok, allora vi salutiamo naturalmente, vi ringraziamo per averci seguiti anche questa sera, e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo sempre alle 18.30, sempre su Saius Web Network. Un caro saluto a tutti da Ugo Lombardi. Buona serata a tutti, a presto. Ciao Rosario. Ciao Rosario. Ciao.